Hello vanitose ed eccomi di nuovo qua e nel video di oggi vi ho portato finalmente il video dello styling anticrespo. Finalmente oggi vi mostro il mio styling attualizzato con le tecniche e i prodotti che sto utilizzando per questo styling anticrespo perfetto per questo periodo così umido. Questo sarà un video lungo e molto chiacchiericcio, quindi prendete popcorn e restate tranquilla perché ne abbiamo da parlare in questo video. Lasciatemi un bel like qua sotto se volete altri video di questo genere. Iscrivetevi al canale se è la prima volta che passi da queste parti. Se vi piace questo make-up, l'ho già pubblicato qua nel canale, vi lascerò il link qua sotto nell'info box. E seguitemi su Instagram se ancora non l'avete fatto. Nel video di oggi, come vi dicevo, vi mostrerò alcuni prodotti, tecniche e faremo una bella chiacchierata. Commentate già subito qual è il prossimo styling che volete vedere. E niente, senza molte chiacchiere, andiamo subito al video. Hello girls, allora iniziamo questo super tutorial. Vi mostro tutto quello che sto facendo ultimamente per far durare il mio styling in questo periodo così umido e che i capelli si riempiono di crespo. Però prima mi serve una molletta. Aspetta, ho appena lavato i miei capelli. Come shampoo ho utilizzato il shampoo Tentazione Acida di Novex. Questo è un shampoo abbastanza idratante con un pH basso che aiuta appunto a riequilibrare il pH dei capelli. Nel mio ultimo lavaggio avevo utilizzato i prodotti che vi ho mostrato nel mio ultimo video, nel mio penultimo video, vi lascerò i card qua sopra. Ho utilizzato i prodotti della Sun Silk e i miei capelli erano secchissimi, terribili. Ve ne ho parlato un po' meglio in quel video. Questa volta ho sentito proprio di fare una idratazione in più, di utilizzare prodotti un po' più specifici anche per chiudere un po' le squame dei miei capelli. Come maschera ho utilizzato questa maschera di Afro Rizzo, si chiama Mascariglia Cacao e Karité. È una maschera abbastanza densa, una profumazione deliziosa, la sua azione idratante è tipo wow. Sempre che voglio dare una idratazione in più ai miei capelli, mi piace molto utilizzarla. Ma passiamo alla fase dello styling. Una cosa che sto facendo ancora nella doccia è fare un risciacquo acido. Questo aiuta a riequilibrare il pH dei capelli e far sì con cui le squame siano più chiuse e l'idratazione anche duri di più, e come conseguenza avremo anche meno effetto crespo. La proporzione della ricettina è di un cucchiaio di aceto di mela per mezzo litro di acqua. Ha questo odore un po' così, però appena si asciugano i capelli non si sente più niente. Come io ho i capelli molto secchi, molto molto secchi, come sapete, ho la decolorazione, i capelli 3C, squame molto aperte, mi piace utilizzare e vi consiglio di utilizzare un olio. Ne ho separati tre per farvi vedere. C'ho qua i cristalli liquidi di Adorna. Volevo dire, può essere sia un olio vegetale, un olio naturale, ma anche un cristalli liquidi, un olio più leggero. Questo dipende un po' anche dalla routine che seguite per i vostri capelli. Si chiama lucidante capelli di Luci Adorna. Come principale ingrediente l'olio di macadamia, un olio molto leggero però che fa la sua funzione, secondo me è perfetto per capelli sottili e che tendono ad appesantirsi facilmente. Un altro che vi ho portato, mi piace tantissimo, questo dà una super morbidez nei capelli, è il Keravage Cristalli Liquidi Anti-Frizz, che sarebbe anticrespo. Questo è di Biostratus, è un cristallo liquido che all'interno ha anche l'olio di macadamia e mi piace molto anche questo, la sua azione. Un altro che potete utilizzare è il semplice olio di jojoba. Se seguite una routine più naturale, un olio puro di jojoba o anche di cocco, questo dipende un po' dalle vostre preferenze. Prendo una piccola quantità e distribuisco sulle lunghezze punte. Questo aiuterà già a formare questo effetto filmogeno sui capelli, che aiuta a mantenere di più l'idratazione e fa sì con cui che i capelli non diventino crespi. Prossimo passo, crema styling. Io utilizzerò questa della Pantene Ama i tuoi ricci, Doma ricci definiti. Io non so qual è il nome di questa crema, se è Ama i tuoi ricci o se è Doma ricci definiti. Comunque utilizzerò questa. Di questa crema ho già fatto la review, vi lascerò il link qua sopra nelle informazioni, anche qua sotto nell'info box se siete interessate,
per sapere di più su questo prodotto. Allora, una cosa che mi aiuta molto in questo periodo è fare un styling un po' più strutturato. Quindi quello che farò è dividere in sezioni i miei capelli per applicare i prodotti proprio per bene. Iniziamo dalla prima sezione. A me piace fare tutto questo con i capelli un po' ancora gocciolanti. Diciamo che parlo, i miei capelli si stanno asciugando. Crema, non molta crema, insufficiente. Allora, applicato bene sulle lunghezze e dopodiché pettino per distribuire su tutti i capelli. Questo potete utilizzare a spazzola o pettinare solo con le mani, come vi viene meglio. Però l'importante è allineare i capelli. Dopodiché io vengo con un prodotto che ha questo effetto filmogeno. Queste creme che fanno effetto tella, che ha questo effetto filmogeno. Questi sono ottimi prodotti che aiutano a mantenere il riccio proprio compatto e a far sì che con cui l'umidità non entri nei capelli, quindi non diventino crespi, non perdano l'idratazione, non diventino opaco. Uno dei miei preferiti è questo Small Talk della Bad Head, oltre che ha un ottimo profumo. Anche questo effetto filmogeno che aiuta molto a controllare l'effetto crespo e aiuta anche nella definizione del capello e a mantenere lo styling più a lungo. Un altro che vi consiglio è questo gel di Nua. Questa è la versione effetto anti-umidità. È un gel di media tenuta e vi consiglio soprattutto questo se utilizzate un gel che non sia un gel molto leggero, perché questi non hanno proprio l'effetto che protegge i capelli dall'umidità. È un'altra opzione di prodotti che potete utilizzare. Io oggi utilizzerò questo della Bad Head. Prendo una piccola nocciolina di prodotto e applico sulle lunghezze dei capelli, soprattutto qua sulle punte dei capelli. E solo allora quindi faccio il mio styling, quindi faccio la fittaggine. E io ultimamente mi sto alternando. Ogni tanto utilizzo la spazzola della Demna Brush che vi ho mostrato in un altro video, e ogni tanto utilizzo questa che è già la mia preferita, già conoscete, la Super Brush di Janek. Questa è la procedura e allora ripeterò questo per tutti i capelli, faccio sempre la stessa cosa. Quindi prima crema idratante e poi crema per la tenuta del riccio. Un altro passo importante in queste zone dove io tendo a perdere più facilmente il crespo, il riccio, mi piace fare un po' di dito lisse, che è quindi questa parte vicino al viso e anche nel topo della testa. Questo aiuta a compattare ancora di più il riccio e lo styling dura una vita. Quello che vi sto mostrando più che altro sono le tecniche e i passi da seguire, ma non necessariamente i prodotti. E per il mio styling io continuo sempre a fare questa parte alta verso l'altro per non perdere il volume. E questa è la parte più problematica dei miei capelli. Quindi, oltre a fare la fittaggine con la spazzola, lo faccio anche col dito e dopodiché vengo con il dito lisse. Styling realizzato, il prossimo passo è il plopping. Per chi non conosce, la tecnica di plopping è ottima sia per aiutare ad arricciare i capelli, ma anche per velocizzare un po' di più l'asciugatura. Questo porta ad avere meno necessità di utilizzare il phon più a lungo o anche da utilizzare il phon in temperature molto calde. Questo perché questo materiale, la microfibra, assorbe l'eccesso di acqua e dà tempo ai capelli di assorbire i prodotti che abbiamo applicato. Così i prodotti non evaporano nel vento, ma vengono realmente assorbiti dai capelli. E quindi io lascio qua il mio turbante per
per 10 minuti, dopodiché procedo con l'asciugatura. Questo turbante lo trovate nel mio shop, Ragazza Vanitosa Shop. Vi lascio il link qua sopra nelle delle informazioni se siete interessate. Ci sono varie colorazioni, c'è rosa, c'è marrone, insomma vi lascio il link qua sopra se vi interessa. Adesso i miei capelli sono 100% asciutti, come vedete sono molto definiti, ricci, idratati, luminosi, ed è così che mi piace lasciare. Sinceramente solitamente non mi piace fare nient'altro, al massimo separare un po' i ricci, visto che ho i capelli che tendono a, i ricci tendono a rotolarsi uno nell'altro. Una cosa ottima da fare in questo momento è applicare un cristallo liquido sulle mani, sulla punta delle dita, per non andare a creare del frizz, giusto una goccia, per così aiutare a separare i ricci senza però formare del crespo. Vedete come i ricci sono super super definiti e il crespo quasi non c'è, sinceramente. Questi sono i ricci che mi piace un po' separare, più che altro perché si uniscono. Però il segreto è, quanto meno separate i ricci, meno questi tenderanno ad essere crespi dopo, perché saranno appunto più compatti. E questo è il risultato finale del mio styling anti-umidità. Provate tutti questi consigli, non è necessario proprio utilizzare questi stessi prodotti, ma provate quei prodotti che più si adatta ai vostri capelli. E soprattutto, se fate questo styling, taggatemi perché voglio vedere il vostro risultato. Su Instagram mi trovate come ragazza.vanitosa, ma potrete anche utilizzare la hashtag ragazzavanitosa. Io starò controllando tutte queste hashtag perché voglio vedere i vostri risultati, commentare, ripostare. Se avete altri consigli per un styling anti-umidità, fateci sapere qua sotto nei commenti. Condividiamo un po' di queste preziose informazioni. E per adesso vi lascio. Un bacione. Ciao.